Dai social all'ospedale il lasso di tempo è stato di un giorno esatto. La ragazza che aveva accusato via Facebook alcuni poliziotti di averla picchiata durante gli scontri di domenica in Piazza della Repubblica nell'ambito della manifestazione contro Matteo Salvini in Piazza Strozzi è andata al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Annunziata lunedì sera riferendo ai sanitari quanto le era accaduto, cioè di essere stata presa da 3 agenti, trascinata dietro il cordolo della polizia, buttata a terra e presa a manganellate in regione lombare. Gli agenti, si legge nel verbale del pronto soccorso, l'avrebbero successivamente sollevata di forza, le avrebbero messo un braccio attorno al collo soffocandola per trascinarla ulteriormente più lontana dal corteo in un luogo non accessibile a telecamere. L'agente l'avrebbe minacciata verbalmente di metterle in manganello nell'ano se non stava ferma. A quel punto, secondo la versione della giovane, sarebbe intervenuto un personaggio, forse un altro poliziotto, che avrebbe chiesto di lasciarla andare perché non sussisteva. Esistevano motivi per trattenerla. Dunque, parola per parola, la ragazza ha confermato ciò che già aveva fatto circolare su Facebook, riferendo tutto al pronto soccorso, dove per l'ecchimosi alla palpebra destra e l'arrossamento attorno al collo le hanno dato 7 giorni di prognosi.